Ilaria Bracaglia, del Comitato Carlo Giuliani, voi avete istituito una borsa di studio per giovani, mi vuoi spiegare di che cosa si tratta? Come no? Allora, la borsa di studio si chiama appunto la borsa di studio per non dimenticarlo, chiaramente noi lo scriviamo con la C maiuscola perché è per non dimenticare Carlo Giuliani. Ed è una borsa di studio che è stata pensata ed è finanziata a partire dal 2021, quindi dal ventennale, dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, dal Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, che è stato fondato a partire dalla volontà di Stefania Zuccari, la mamma di Renato Biagetti, e dall'Osservatorio contro la repressione. Queste tre realtà, diciamo, riflettendo sul senso del 20° anniversario, avevano la volontà di poter trasmettere un'importanza della storia, del fare memoria, che non fosse fine a se stesso, autocelebrativo o autocommiserativo, a seconda di come ci si sente, ma che potesse incentivare le persone a pensare alla storia come a qualcosa che si può aggiornare nel corso del tempo, non come uno sguardo autoriflesso verso il passato, ma come a qualcosa di utile per noi oggi, non per capire il passato e basta, ma per orientarci verso un futuro, per poter cominciare a disegnarlo. E per questo abbiamo voluto dare questo tipo di significato per noi al 20° anniversario, creando questo progetto di borse di studio che chiaramente prosegue, per cui è proseguito quest'anno e abbiamo premiato poco fa due vincitrici e proseguirà negli anniversari a venire. Grazie. A voi, a te, grazie.